Dopo 40 anni di permanenza qui in Belgio, ogni volta che mi capita di andare alla stazione, ricordo sempre il primo giorno che sono arrivata e mi commuovo, perché per me è stato un dramma arrivare qui. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, migliaia di italiani sono emigrati in Belgio per lavorare nelle miniere di carbone. La riduzione dell'attività mineraria ha spinto molti di quegli italiani a Bruxelles, nei quartieri di Anderlecht e Molenbeek. La sede del CASE all'inizio era una delle stradine che danno sul canale. La gente qui comunque si è fatta una carriera, si è costruita una famiglia, ha conosciuto il benessere, ha conosciuto i diritti, perché era gente che veniva dal meridione dell'Italia e che non conosceva uno stato di diritto come il Belgio. Cioè loro sono contenti, ecco, di aver vissuto qui in Belgio, io un po' meno. Il CASE è nato dalla volontà di un gruppo di intellettuali italiani. Bruno Ducoli era venuto in un'università belga a Lovanio, visitando uno dei quartieri popolari di Bruxelles, si è accorto che gli italiani vivevano grosse difficoltà e quindi ha deciso di mettersi al servizio di questa comunità e di mettere su questa associazione. Colui che non sa da dove viene non può sapere dove va. All'epoca si pensava che l'immigrazione era momentanea, perché la gente arrivava con il sogno di mettere da parte un po' di soldini per comprare a casa, un po' di terreno e partire. Speriamo che un giorno ci daranno lavoro in Italia, se andiamo tutti quanti a casa nostra. E invece non ci riusciva e quindi rimaneva. E rimanendo si facevano i figli, e i figli non erano più italiani perché erano nati in Belgio, quindi non erano neanche emigrati. Chi erano questi ragazzi che crescevano? C'erano già delle associazioni italiane che avevano come scopo quello di assistere gli italiani. Invece il CASE ha puntato subito sulla formazione e ha puntato subito sui giovani, con lo scopo di formare dei leader che poi si potessero occupare della propria comunità, per risolvere i problemi e per trovare la strada per una perfetta integrazione. Ci si trovava in Belgio bisognava lavorare. Oltre alla formazione al CASE, abbiamo sempre curato la memoria. E un fatto primordiale per la comunità italiana è stata la tragedia di Marcinella. Ho sentito delle voci qua e hanno detto che bruciava la miniera. E ho guardato là e c'era tutto un fumo che usciva dal posto. Mi sono precipitata in strada e non c'era più speranza. Al CASE c'è stata tutta una ricerca sulla tragedia, delle interviste, delle foto. Noi abbiamo il dovere di ricordare i morti in miniera di Marcinella. Se questo non accade, questi morti muoiono ancora una volta. A partire da quella tragedia, in fondo, i belgi hanno anche aperto la porta agli italiani. Prima c'era sempre nei bar vietato, ai cani vietato l'ingresso agli italiani. Poi hanno tolto questi pannelli, insomma. Ci è voluto tempo, secondo me tanto. Che oggi la comunità italiana, rispetto a altre comunità, incomincia veramente a integrarsi.